Quindi sei stato 2 mesi e mezzo in cella a Madrid e dopodiché ti hanno rimandato in Italia. Mi hanno messo sul volo Con le manette. con le manette, poi me l'hanno torte però sull'aereo. Mi hanno detto se stai tranquillo le togliamo pure per non dare nell'occhio. Quando sono arrivato però a Roma mi hanno fatto scendere per primo e c'è stata già una macchina che mi aspettava sotto. Ciao a tutti, siamo di nuovo qua su Vice per la nuova stagione di Dietro le Barre. Quest'anno sarà leggermente differente, sarò io che intervisterò ex detenuti. Per questa puntata vi ho portato un mio amico di vecchia data, siamo insieme a Carletto di Monteverde. Dai, è secco. Io e te ci conosciamo da una vita, ma tu ricordi qual è proprio il primo momento che io e te ci siamo visti? E certo, che mo ricordo, avevi fatto un graffito davanti a scuola nostra, con scritto Cico, e noi gli siamo andati, io e altri 2 amici miei, che eravamo i rompicoglioni del quartiere, gli siamo andati a scrivere sul graffito suo, e gli abbiamo scritto chi eravamo proprio per farsi venire a cercare da lui. Lui è venuto tutto arrabbiato, invece siamo diventati Dopo 2 secondi subito. eravamo amici, si stavamo a fare i canne. Ero un ragazzino abbastanza vivace, però niente di più. Arrivato al liceo, poi frequentando poi il liceo classico Ermanara, e lì ho cominciato a fumarmi i primi spinelli, è stata proprio una conseguenza quasi, quasi naturale, poi cominciare a spacciare pure. E poi sono arrivato a Spagna, sono partito che c'avevo più o meno, era il 2003, che avevo 20-21 anni. Però l'intenzione mia lì era di andare a lavorare, quindi di lasciare un po' la vitaccia che faceva Roma, però che facevo tanta festa, quindi poi chi mi sono ritrovato intorno erano sempre persone che facevano qua vita là e ci sono rientrato perché poi era quello che sapevo fare meglio fondamentalmente. Io facevo l'estate a Ibiza e l'inverno a Barcellona, quindi conoscendo sempre più gente e tutto quanto ho cominciato pure a cambiare le sostanze perché ero più grande, andavo nei club e si cominciava pure a smerciare la droga sintetica, c'è stato il boom della ketamina, dell'MDMA, tanta cocaina che girava comunque tra i clubbers e tutto quanto, quindi è stato un approccio anche diverso, ma anche maggiore rispetto a quello che facevo in Italia, no? Che erano Naturalmente proprio vedevi molta più cosette. droga, certo. E diciamo lì che ho fatto quel salto che poi mi ha portato a essere Onestato. carcerato anche con associazione a delinquere sul groppone, insomma. Quando ti sei trovato ad avere i contatti in Spagna, era differente dallo spaccio che avevi già conosciuto in Italia? Guarda, la prima differenza che ho incontrato è che là se dovevi fare tutto coi soldi. Se non c'avevi i soldi Non non potevi esiste il neanche partire. Il buffo. buffo che esiste qua a Roma, che poi manco qua esiste più da quello che so. Certo, sì. Però Però quindi era all'età un. nostra esisteva Sì, che sì, qualcuno ti sì. dava la roba a credito. E certo. E tu lavoravi e poi gli ridavi i soldi. Quindi diciamo c'erano state pure delle difficoltà all'inizio, no? Se non c'avevi i soldi da investire neanche potevi fare quel lavoro. Quindi dal 2003 all'incirca il 2012 tu sei stato residente in Spagna e hai fatto questo tipo di attività. Come funzionava questo smercio di sostanze sintetiche? Diciamo, i tuoi contatti erano sempre gli stessi oppure variavi? Le cose arrivavano da fuori perché in Spagna appunto non vengono prodotte queste cose sintetiche, quindi magari la cocaina dal Sud America e le droghe sintetiche prettamente dall'Olanda o dall'Inghilterra pure per quanto riguarda la ketamina, così. E nel caso mio dell'arresto, per esempio, mi hanno accusato di importazione da Berlino e a Milano e a Berlino però è stato proprio un caso, c'è stato un contatto che stava lì e comunque che hanno mandato sta cosa a Dici, quello è Milano. stato un viaggio singolo, Sì, normalmente non andavo mai a no, Berlino ad no, approvvigionarmi. è stato proprio un caso che poi è stato appunto quello per cui sono stato arrestato. Spiegaci com'è avvenuto proprio il tuo arresto. Allora, io stavo in macchina, guidavo io, stavo con un amico mio, stavo fuori Barcellona, era mattina, erano le 8 di mattina, stavo andando a Barcellona. Sotto al ponte di Badalona mi vengono addosso con una macchina, tant'è vero che io metto il freno a mano e stavo a scendere per Menai, alzo l'occhio e mi trovo 13 mitra puntati così che mi dicevano sin tonterias, cioè non fa cazzate. Io dico che tonterias, non ti preoccupare, sto buono, alzo le mani così mi buttano sulla macchina. E appunto c'erano tantissime persone armate, uno pure con la telecamera che mi stava a fare un video.
Però io all'inizio non sapevo se ce l'avevano con me o con amico mio. Quindi alla fine ci separano, ci mettono dentro due macchine diverse e lì la guardia che guidava, parlando alla radiolina, dice: lo tengo io il buono, cioè ce l'ho io quello buono. Io fino all'ultimo speravo che quello buono volesse Credo che dire non ha fatto che era niente. buono veramente, l'angioletto, invece no, quello buono voleva di... cioè mi stavano a cercare a me. E lì anche in macchina mi ha detto che comunque era l'Italia che mi cercava, perché io non capivo, no? Avendo poi fatto varie cose nella vita, non capivo che cosa potesse essere, ma tanto Verissimo. poi il karma o pagare tutto insieme, diciamo. Stando sempre sul territorio e lavorando solo lì, io non capivo che voleva l'Italia. Era quel dettaglio che ti ho detto prima di quella cosa di Berlino, che era stata proprio una casualità. Capito come? Però sfortunatamente poi la competenza se l'è presa proprio l'Italia e quindi sono loro che mi hanno cercato e che poi mi hanno arrestato. La cosa brutta è che perché in Italia poi le pene sono molto più alte rispetto alla Spagna. Dalla macchina della Guardia Civile, che Sì. cosa è Da successo poi? là mi pare che siamo passati solo un attimo al commissariato là di Badalona, perché poi siamo andati a fare la perquisizione alla villa, che ci hanno messo tutto un giorno a perquisirla perché era Era il enorme. tuo domicilio, era? Sì. Dove stavi? Dove stavo io. Mentre facevano la perquisizione, a un certo punto vedo un signore che mi si avvicina e mi dice: sta tranquillo, e mi fa così. In India che c'ha scritto Carabinieri. Era l'unico, diciamo, del corpo dei Carabinieri che aveva fatto l'operazione, che era venuto lì forse Dall'Italia. Ok, per fare riconoscimento, queste cose così. No, e la perquisizione è risultata positiva o negativa? è risultata negativa, cioè vabbè, c'è un po' d'erba, roba così. Poi la mattina dopo mi hanno portato a Madrid, la mattina dopo perché dovevo fare l'udienza nazionale. E là per me è passata una vita, io non te so di quanto ci sono stato là dentro, le giuro. Perché non c'avevo orologi, non c'avevo finestre per orientarmi, non sapevo che ora era e non te so dire esattamente quanto ci sono stato. Poi ho fatto l'udienza nazionale che ha confermato comunque l'estradizione. Nazionale sarà tipo l'udienza di convalida La dove convalida dell'arresto, esatto. soprattutto loro dovevano decidere se confermare l'estradizione. Ok. Finché non mi portano a Soto del Real, che è un carcere pure abbastanza moderno, infatti sono stato pure fortunato, perché comunque era la prima volta che entravo in carcere, quindi ci ho avuto un impatto abbastanza tranquillo. È un carcere comunque sperimentale, quello dove sono stato io. Quindi molto moderno, tutto elettrico, le guardie non le vedi mai. Se ne stanno dentro in gabbiotto e ti guardano dalle telecamere, capito? E soprattutto la differenza è pure che quando aprono le celle vuol dire che tu devi scendere, e devi scendere per Ma non forza. esiste che tu rimani dentro. No, no, non puoi rimanere in cella a meno che non stai male, perché loro appunto per la riabilitazione ti devono fare le attività, la socialità, ti devono far cose, no? Là c'è la mensa e ti fa colazione, pranzo e cena tutti insieme. E poi all'aria c'è tutte porte, che ne so, c'è sta la biblioteca, c'è sta la palestra, c'è sta il barbiere, e poi fa tutto il tempo. A parte che c'è sta la piscina, c'è cioè una cosa La proprio super piscina. attrezzata, sì. Addirittura uno dei 2 giorni a settimana andavi in piscina pure col femminile, che ti divideva una rete perché non potevi proprio avere contatti con le ragazze, però comunque ti facevano un contratto pure con l'istituto femminile, Che cosa che bomba. in Italia era impossibile. No, non vedi mai un corpo Sì. femminile, una persona, a Certo, parte infermiere, voglio dire. a parte pure come leggi, cioè in Spagna c'è star vis-à-vis, quindi se ci vuoi avere un colloquio intimo con la tua ragazza o anche con la famiglia, ma anche solo per fare un pranzo pure con tutta la famiglia, con i bambini e tutto quanto, ti danno una stanza che non è sorvegliata, cosa che in Italia non esiste. Se tu ci pensi in Italia che appunto la sessualità è proibita, cioè tu a un detenuto non solo gli stai a levare la libertà, ma gli stai pure a levare la libertà di averci rapporto normale con la moglie, cioè se uno se ne fa 20 anni, tanti matrimoni infatti si rompono pure per questo, io non Certo. ci posso più avere un figlio se me lo fa 20 anni in Italia. Ma sei stato fortunato tu, mi sa che sei capitato in quel penitenziario che... Sì, vabbè, comunque Soto del Real diciamo che è molto, diciamo, più all'avanguardia degli altri, però vis-à-vis comunque quello c'è in tutta la Spagna. Ok, quindi sei stato 2 mesi e mezzo in cella a Madrid,
e dopodiché ti hanno rimandato in Italia. Mi hanno messo sul volo. Con le manette. Con le manette, poi me l'hanno torte però sull'aereo, mi hanno detto se stai tranquillo le togliamo pure per non dare nell'occhio. Quando sono arrivato però a Roma mi hanno fatto scendere per primo e c'è stata già una macchina che mi aspettava sotto. Della polizia. Dei carabinieri in borghese, mi hanno portato dentro la centrale e c'eri stava il carabiniere del Barcellona. Che mi ha detto, tiè, stasera c'è da legge, mi ha dato un fascicolo così grosso. Il triplico dell'indagine. Sì, 2000 pagine. E da lì poi ti hanno portato a Regina Coeli, immagino. No, no, subito a Rebibbia. E mi mandano subito a sta sala, mi dice, tu devi andare al secondo piano, sala ping pong. Dico, boh, vabbè. Cioè, era veramente una sala ping pong che prima... I ragazzi ci giocavano... Le attività di... Sì, attività ludiche, così, c'è giochi a carte, c'erano tavolini, invece avevano torto tutti i ping pong e tutti i tavoli e prendere era pieno dei letti. E li conto subito, erano 13. Quindi la prima esperienza da celletta 2 che c'aveva a Madrid, subito catapultato nell'inferno romano. Il affollamento di Rebibbia, 13 persone dentro una 13 cella. Persone dentro una cella con bagno solo... E quindi è stato un po' uno shock arrivare in Italia, ti dico la verità, però eravamo in un momento proprio disastroso a livello di giustizia, a tutto, sì. E là mi sono fatto, mi pare, un mesetto in 13, finché non mi si sono presi dentro una cella, perché là che succede? Se a te riusciva un compagno da cella, andavi al ping pong a vedere quello meno peggio, certo. Da portarti in cella, capito come? Quindi vado con questi ragazzetti, mi rifanno subito il letto, sai come funziona qua, no? Che comunque c'è molta collaborazione pure tra detenuti. Sì, quando entri comunque loro ti vogliono svuotare la valigia, tra virgolette, che si chiama zampogna a Roma, perché assomiglia un po' a zampogna di zampognari, no? Il sacco che fai con le lenzuola. Quindi te svuotano la zampogna, ti mettono tutto dentro agli armadietti, ti rifanno il letto loro, perché proprio... un'usanza, era una cella 6 e quando sono arrivato io loro erano pure abbastanza affiatati, stavano insieme da un po' di tempo, però sarà che ho portato sfiga io, ho cominciato a sci gente, quindi quella cella in un anno che l'ho frequentata, dove ci ho vissuto per un anno, piano si è smontata. Allora, il momento che tu hai ricevuto il plico da quel carabiniere che stava in Spagna, sì. Per te, ti sei reso conto di cosa ti accusavano? Parlaci un po' dei tuoi capi d'accusa, insomma. Ok, sì, la prima cosa brutta di cui mi sono reso conto era il capo A. A parte che erano tanti capi d'accusa, però il capo A era associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Sì, traffico internazionale di stupefacenti, che qua è catalogato come associazione di stampo mafiosa, cioè le stesse pene, gli stessi vincoli. Quindi leggo sto 74,2 e la già mi è crollata un po' il mondo addosso, perché a parte le pene sono altissime. Quando tu c'è un'associazione sul gruppone non c'è accesso a nessun beneficio. Cioè non puoi chiedere domiciliari, non puoi chiedere permessi, cioè no, se risultano proprio inammissibili. Okay. Non è che non te li danno, non li puoi proprio chiedere. Sì. Ero stato messo in mezzo a una cosa che era pure più grossa di noi, no? Perché poi non eravamo una banda organizzata veramente. Come mi hai detto tu, ognuno stava per i fatti suoi, certo. E nessuno c'aveva. Ognuno faceva le cose sue, poi è ovvio che quando fai un certo tipo di lavoro da qualcuno compri, a qualcun altro vendi, come qualsiasi altro tipo di commercio, no? Certo. Quindi le cose non le puoi fare da solo, però manco poi da un'associazione a delinquere. Perché tutti quanti non stiamo sotto una stessa mente, diciamo. Guarda, già il fatto che ci sono proprio dei parametri per poter condannare per associazione, no? Quindi il prolungamento nel tempo dell'attività. E le indagini comunque erano state dei 3-4 mesi, quindi proprio te già non hai fatto le indagini per vedere se era prolungato nel tempo. Per darti quel tipo di capo d'accusa. Esatto, poi non c'erano i ruoli, non venivano, i soldi non venivano riusati per lo stesso scopo criminoso, cioè stava so proprio inventata questa associazione. Quando in Cassazione hanno confermato la condanna a 8 anni, 7 anni e 4 mesi scusate, e comunque non c'è stavano più possibilità, ormai mancava relativamente poco, non dico che era quasi finita, ne era passata la metà, però diciamo già mi ero abituato, già stavo lì comunque con le mie attività e tutto quanto, e quindi forse è stato questo che mi ha aiutato. I primi 3 anni la speranza di uscire, e quando mi hanno confermato l'associazione alla fine, che mancava alla fine a metà.
io so che tu hai studiato dentro le Bibbia. Mi spieghi qual è il percorso che deve fare un detenuto per arrivare all'istruzione quando sei dentro il carcere? Innanzitutto c'è un lungo periodo di osservazione in cui non puoi fare nulla. Quindi c'è pure chi se fa 7-8 mesi di carcere, mi devi dire come si riabilita se non gli fa niente questi 7 mesi. Certo. Cioè quello al massimo che possono fare guardare il soffitto o giocare a carte. L'inizio è stato difficile, però là devi fare le richieste e quando qualcuno si ricorda di leggere e vengono accolte, poi puoi andare a scuola con gli altri. Ho detto, visto che sto qua, me lo fa pure l'anni, a sto punto approfitto. Meglio che mi imparo qualcosa, meglio che tengo occupato. Esatto. E quindi ho cominciato a frequentare l'università. All'inizio giurisprudenza, poi sono entrati anche quelli di Tor Vergata con altre facoltà e ho cambiato con beni culturali, sì, che è lettere e filosofia. Figo. Che poi lì che ho conosciuto Piero, che era il docente di antropologia culturale. Con cui ci ha fatto l'associazione. Sì, insieme agli altri compagni detenuti e altri volontari esterni. Questa associazione che poi in pratica è quella che ha mantenuto il laboratorio musicale dentro Re Bibbia. Esatto, perché io sentivo sempre sta musica di sto signore che praticamente si stava imparando a suonare la chitarra da solo. Mi informo e mi dicono che c'era stata la musica, comincio a fare le richieste e mi pare dopo 8 mesi riesco a fare un'audizione dentro a sta sala musica. Cioè che qualcuno ti ascoltava quello che eri capace a sì, fare. Sì, che poi era lui. Ho cominciato a insegnare prima a lui e poi alle altre persone che avevano autorizzato insieme a me. Quindi all'inizio erano proprio band un po' così accroccate. Hanno cominciato a vedere, a sentire soprattutto, che se faceva musica pure di una certa qualità, perché poi ci sono stati chitarristi fenomeni che magari per caso passavano per carcere, capito? Certo. Sì. Quanto è importante che ci sono dei detenuti che riescono a intrattenere degli altri detenuti? Quanto è importante per la vita di questi che si prendono lo spettacolo, diciamo? Secondo me è molto importante perché comunque un pochetto si rispecchiano, no? Tu già da detenuto già ti senti un po' diverso dagli altri, poi ti viene l'esterno, capito, a suonare e tutto quanto, invece quando è quello interno che suona, che comunque è un compagno tuo, cioè pensi che comunque può fare pure te. Ma ci stanno persone, proprio rapinatori, che venivano da me e mi facevano una carlema, secondo te quando uscimo ma potevamo campare d'arte e smettere di fare certe cose, capito come? Figo. La cosa importante è che tutto questo laboratorio è stato completamente autogestito da detenuti, ma perché il carcere infantilizza in realtà. Bravo. Cioè, sì, infantilizza proprio perché tu devi chiedere pure panno accesso, quindi voglio dire, e te dicono sempre di no, qualsiasi cosa è sempre no, te fanno su da tutto, non è un modo... di questo. Quante difficoltà ha incontrato dalla parte dell'amministrazione penitenziaria per un progetto invece così utile per la vita dei detenuti? Guarda, in realtà io penso che ero uno dei detenuti più odiati proprio da tutti i secondini, perché poi è vero che il direttore magari al direttore piaceva questa attività, no? Però poi chi te deve venire a aprire la porta tutto il tempo è la guardia che sta là, quindi a noi ci odiavano tutti. E proprio per questo movimento grosso che dovevi farli lavorare, certo, insomma. Più cose metti sul fuoco per loro è un problema, per la sicurezza e per tutto quanto, quando invece il carcere dovrebbe essere un posto dove ci si riabilita e dove uno si prepara, no? All'uscita a rientrare nella società in un certo modo, ma soprattutto rimani sempre lì da solo con altre persone che hanno compiuto pure loro reati, si parla sempre delle stesse cose, quindi quando riesci è certo. Come se c'hai la laurea. Ti viene quasi più voglia di fare reati, non è un deterrente, perché là senti talmente parlare tutto il giorno di questa cosa. 24 ore su 24 sono sti discorsi. Ti viene quasi più voglia di prima. E invece a me mi ha salvato sta cosa, finché poi non ce l'hanno comunque stroncata. Alla fine, dopo la terza evasione. Com'è la vita per i detenuti che rimangono dentro dopo quelli che sono fuggiti? Ovviamente per loro è uno dei, se non lo smacco più grande, fa se scappa qualcuno. Quindi da là comincia proprio un paio di mesi proprio brutti, le perquisizioni a qualsiasi ora. E le perquisizioni sono sempre brutte perché comunque ti tirano tutto per l'aria e poi distruggono la cella, quindi te la devi un po' ricostruire. Tutte le volte in piano un pacchetto della pasta e ci svuotava la pasta sui tavolini, sì, solo quindi, per vedere che dentro se c'era qualche cosa. Quindi sempre per una questione di sicurezza poi limitano quella che è la riabilitazione, quindi come al solito per la sicurezza poi viene meno
il motivo pure d'esistenza del carcere, no? Perché io quello che dico, quando mi dicono no, questa cosa non la potete fare per motivi di sicurezza, c'è poco personale, io dico chiudi il carcere, perché il carcere è fatto per riabilitare le persone. Se tu non sei in grado di metterci il personale per farmi riabilitare, o devi chiudere, non funziona. Certo. Perché è proprio... Ma questa è pure un po' l'opinione pubblica, no? Cioè la gente si pensa che comunque chi fa un reato deve essere punito e quindi ci buttamolo là dentro e buttiamo la chiave. Com'è stato il giorno del fine pena? Qual è stata la prima cosa che hai voluto fare quando sei uscito dalla porta Carraia? A parte stare una sensazione strana, perché tutti mi raccontavano appunto che quando esci te danno fastidio le macchine, c'hai paura appunto delle macchine che tempestano. E poi dicono che vedi tutto più grande, no? Vedi addirittura la tazza, il water più grande, i letti e tutto quanto. Io non ci ho avuto, te devo dire la verità, questa sensazione. Anzi, quando sono uscito, che mi sono ritrovato su via Tiburtina, era come un giorno qualunque per me. E sono andato subito al bar per fare una telefonata per farmi venire a prendere. Mi sono fatto portare subito al mare, quindi la prima cosa che ho visto è stato il mare aperto, che è la cosa penso più aperta che esiste, no? Sì. Perché nel carcere è la cosa brutta, infatti tanti perdono pure la vista, che non c'è mai spazi da profondità, spazi grandi, no? Tu vedi sempre tutti questi spazi ristretti, perché sei abituato a parlare, certo, con un arcellante tu, no? Quindi la vista si abbassa notevolmente, però quella è stata proprio un'emozione grande. Sì. Quindi quello spettacolo. E aver riacquistato la libertà l'ho capito proprio in quel momento, quando ho visto proprio il mare.